Cioè, l'Agrigento è stata una giornata all'insegna del plastic free, ovvero il superamento dell'utilizzo della plastica a tutela dell'ambiente. Infatti, su iniziativa di Mare Vivo, Rigenerazione Scuola e Parco Valle dei Templi, si è svolta la manifestazione Abitare il mondo in modo nuovo, per un futuro sostenibile, con il gemellaggio della scuola Quasimodo di Agrigento con la scuola De Amicis di Milano. Al Tempio della Concordia si è svolta la cerimonia di gemellaggio tra le due scuole e poi al Museo Griffo un confronto dibattito. Il piano Rigenerazione Scuola è un piano sistemico per educare i nostri ragazzi ad un nuovo modello abitativo, ma non soltanto, a fornire loro un alfabeto ecologico necessario per poter essere un domani pronti con competenze green. Alle scuole di Agrigento stanno rispondendo benissimo, poi oggi c'è questa bella iniziativa del gemellaggio con la scuola di Milano, il De Amicis, ed è un progetto significativo all'insegna del plastic free, quindi all'insegna di un modello nuovo. Ringrazio anche l'associazione Mare Vivo perché è partner e rigeneratore del Ministero dell'Istruzione e già da tempo porta avanti queste progettualità. Noi puntiamo come governo della regione siciliana sulle future generazioni, hanno già di loro una sensibilità molto superiore a quella che abbiamo avuto noi da giovani, dobbiamo farla crescere, irrobustirla, perché la consapevolezza dei nostri tesori ambientali che loro devono acquisire, la volontà di tutelare e di promuoverlo può fare della Sicilia davvero il centro del Mediterraneo sotto il profilo ambientale e monumentale. Per questo stiamo lavorando e questa occasione di oggi, grazie anche all'Associazione Mare Vivo, credo che sia un'occasione di crescita per entrambi, perché dal confronto non può che venire davvero un progetto di crescita su cui bisogna insistere. La rete nazionale Scuole Plastic Free coinvolge parecchie scuole a livello nazionale, ma oggi stiamo suggellando un gemellaggio tra due scuole aderenti a questa rete, una scuola di Milano, l'Istituto De Amicis, e l'Istituto Quasimodo di Agrigento. Entrambe le scuole hanno aderito lo scorso anno a questa rete e quest'anno l'Istituto De Amicis ha organizzato un viaggio di istruzione in Sicilia ed è stata l'occasione per fare questo gemellaggio tra queste due scuole che tra le prime hanno aderito alla rete nazionale. È un'attività che rientra nel piano del Ministero dell'Istruzione di Rigenerazione Scuola per lasciare un futuro migliore e un ambiente migliore alle nostre scolaresche. Oggi l'evento si è realizzato ai piedi del Tempio della Concordia. I bambini dei due istituti si sono scambiati dei doni e oggi al Museo Archeologico della Valle dei Templi le due scuole presenteranno le attività relative alla sostenibilità che ogni istituto porta avanti durante il proprio corso anno scolastico. Per prima cosa un ringraziamento, perché travolti dall'ospitalità siciliana e dall'efficienza siciliana, noi veniamo da Milano, qualche volta c'è qualche pregiudizio, ma ci aspettiamo un grande momento di collaborazione, un grande sviluppo di attività insieme per quello che è veramente un processo di cambiamento. Il De Amicis ha iniziato un processo di carbon free che insieme al Quasimodo porterà piano piano a abbattere le emissioni, a ridurre, essendo aderenti al progetto Plastic Free, a ridurre completamente tutto quello che è la produzione di plastica e continuare a mantenere una collaborazione per essere davvero attivi, non solo un gemellaggio di forma ma di sostanza.